Buongiorno a tutti, oggi parleremo della psoriasi. Molti di voi conoscono la psoriasi diciamo che in questo periodo è diventata anche più diffusa del solito, proprio per i motivi che andremo poi a comprendere. Innanzitutto la psoriasi è una manifestazione cutanea cronica caratterizzata da momenti di riacutizzazione e da momenti invece di riequilibrio, ma che fondamentalmente, ripeto, è cronica. Ha una forte infiammazione, desquamazione, arrossamento della cute, spesso anche un fastidiosissimo prurito e certo è debilitante per chi ne soffre. Ora, la cute, ricordiamo che è l'organo più esteso del nostro corpo, tutto ciò che si verifica a livello della cute è un'espressione non solo di un disequilibrio organico, ma è anche espressione, e vedremo adesso perché, di una situazione emozionale e di disagio interiore della persona. Questo, come sapete, per chi ci segue, è tipico di tutte le malattie, secondo il De Garda, soprattutto le forme croniche, quindi noi dobbiamo sempre imparare a comprendere quale disagio personale si nasconde dietro ad una patologia cronica. Certamente per quelle che riguardano la cute, questo disagio è importante scoprirlo, poiché la cute proprio di per sé, dicevo, è una barriera verso l'esterno, cioè è quel limite tra l'ambiente interno e l'ambiente esterno e serve non soltanto a mettere in luce disagi, come dicevo, disequilibri dei nostri organi interni, ma soprattutto dei disagi a livello psicologico. È uno strumento, quindi, con cui noi comunichiamo all'esterno, ma innanzitutto comunichiamo con noi stessi. La cute, infatti, deriva dall'ectoderma, dallo stesso foglietto embrionale da cui si sono formati il cervello, il sistema nervoso, a cui appartengono gli organi di senso e gli annessi cutanei. Quindi anche nella sua origine la cute mostra il suo legame con il mondo delle emozioni e delle sensazioni, del nostro sentire praticamente. Diciamo che le emozioni più forti che possono essere legate ad un disagio a livello cutaneo sono quelle legate ad un distacco, ad un abbandono. Può essere un distacco vissuto come rifiuto e quindi a cui si associa un'emozione di disprezzo e quindi possiamo dire di rabbia, oppure può essere un abbandono vissuto, quindi un distacco vissuto come abbandono, a cui invece si lega un profondo sentimento di tristezza. Quindi questa è una dimensione che noi dobbiamo assolutamente considerare quando approcciamo la cura di una patologia cronica cutanea come la psoriasi. Dall'altra parte ricordiamo che la cute ha un suo microbiota, cioè anche la cute ha un suo sistema immunitario, quindi batteri, protozoi, funghi che popolano la cute, che formano il suo sistema immunitario che ovviamente sarà legato al sistema immunitario del resto del nostro organismo, in particolare con il microbiota intestinale. Ecco quindi che noi non possiamo pensare di curare una patologia come la psoriasi, come molte altre patologie croniche, in questo il De Garda aveva avuto una grande intuizione, senza andare a vedere l'equilibrio del nostro sistema immunitario a livello gastroenterico, quindi l'equilibrio del nostro microbiota intestinale. Allora abbiamo già due aspetti importanti prima di andare a curare semplicemente da un punto di vista esterno la psoriasi, che sono la parte emozionale fondamentale, quindi l'opportunità che ha la persona di leggere questo disagio per poter comprendere aspetti della sua vita emotiva, della sua vita intima, che devono essere assolutamente accolti e guardati e superati ovviamente, e dall'altra la dimensione legata invece all'equilibrio della flora batterica intestinale. Allora, quali suggerimenti ci dà il De Garda per curare la psoriasi? O comunque in forme cutanee come questa. Certamente noi dobbiamo andare a lavorare sullo stile di vita, quindi inevitabilmente diminuire le fasi di stress, che sono quelle che portano a riacutizzarsi ogni volta patologie come la psoriasi. Quindi dare un equilibrio maggiore al nostro stile di vita, curare molto l'alimentazione, eliminando ovviamente gli zuccheri, eliminando tutto ciò che è nocivo anche per l'equilibrio della flora batterica intestinale, tutto ciò che aumenta, cioè l'infiammazione. E certamente bisogna andare a curare, ripeto, l'intestino. Allora abbiamo l'Elisir Lassenzio, che lavora proprio sulla disbiosi intestinale,
a volte anche un'associazione con sintomi come il reflusso gastroesofageo possono essere un'indicazione per utilizzare l'assenzio proprio nel riequilibrio della flora batterica intestinale e quindi nel miglioramento di forme cutanee come la psoriasi. L'altro elisir da tenere in considerazione è il Nasturtium elisir, che ovviamente lavora invece sulla quello che viene chiamato Leaky Gut Syndrome, cioè quando abbiamo un aumento della permeabilità intestinale che può portare anche a concomitanti intolleranze alimentari. Nessuno ci vieta ovviamente di utilizzare in associazione l'assenzio con il nasturzio. Poi ovviamente abbiamo bisogno di alleviare questa manifestazione cutanea, quindi l'infiammazione, il prurito, anche la secchezza cutanea. E allora ci può venire in aiuto una crema come il Lenitum, che è fatta proprio con estratti vegetali lenitivi ed antinfiammatori. Per la parte emozionale, ovviamente, in parte ci vengono in aiuto già gli elisir di cui vi ho parlato. L'assenzio, ad esempio, lavora molto sul discorso della rabbia, mentre per chi è affetto da una crisi di abbandono, di perdita, ad esempio, di una persona cara e di distacco che non si può a cui non si può porre un rimedio, va ovviamente accettata la situazione, quindi va contrastata questa, va accolta più che contrastata questa situazione, e allora ci può essere in aiuto l'elisir alla viola. Questo è in parte, quindi molto in sintesi, quelli che sono i suggerimenti di Hildegarda per curare patologie complesse come la psoriasi, ma certamente dobbiamo imparare a cogliere questi fenomeni, diciamo questi disturbi, sempre come un'opportunità di conoscenza verso noi stessi. Quindi valutare qual è il disagio che è sotteso a questi disturbi e cercare in primo luogo di accogliere questo disagio, di superarlo, è la chiave più importante che abbiamo per poterlo poi risolvere. Grazie e alla prossima.